tutti, io sono Ottavia, benvenuti nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, il video di oggi è un video che mi avete richiesto in tanti su Instagram. Avevo postato delle stories in cui appunto vi chiedevo quali nuovi video avreste voluto vedere qui sul canale e molte di voi mi hanno risposto video sulle nuove tendenze della primavera estate. Quindi io, da grande appassionata di moda, non potevo non fare questo video. Prima però di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella per non perdervi tutti i prossimi video, di lasciarmi un like sotto questo video per farmi capire appunto che apprezzate questa tipologia di video e per supportarmi. E mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Mi trovate come Ottavia Fashion & Style, vi lascio i riferimenti comunque come sempre sia qui che giù nell'info box. Partiamo subito. Allora, premessa, io non amo particolarmente l'inverno, quindi sono ben felice che stia arrivando la primavera, perché sono una persona molto molto freddolosa, semplicemente per quello. Quindi sono super felice che la primavera stia arrivando. Qui a Torino, diciamo, un po' altalenante la situazione, perché ci sono giorni in cui fa veramente freddo e indosso ancora cappotti pesanti, maglioni pesanti, e giorni in cui, tipo oggi, in cui ci sono, non lo so, 14 gradi, fa caldissimo. Comunque la primavera è sicuramente una stagione stupenda, perché intanto appunto ci scrolliamo un po' di dosso questi vestiti ingombranti, che per quanto belli, ad esempio io amo i cappotti, voi lo sapete, però sono pesanti. Poi ad esempio se si va in giro, se si va a provare qualcosa in giro, si va a fare shopping, io odio svestirmi, togliermi mille cose, provare, rivestirmi, poi si suda, insomma. Quindi diciamo che le belle stagioni sono sicuramente le mie preferite, quindi primavera, estate. Anche l'autunno mi piace, l'inverno proprio, diciamo che non è la mia stagione del cuore, ecco. Devo dire che le tendenze di quest'anno, per questa primavera-estate, la maggior parte mi piacciono, alcune un po' meno. Comunque io ce ne sono diverse, vi dirò le sei tendenze secondo me più importanti in fatto di abbigliamento per questa primavera-estate. Anzi, fatemi sapere nei commenti se volete anche il video sulle tendenze per quanto riguarda invece poi scarpe e borse, quindi vi aspetto nei commenti. Allora, prima tendenza di cui voglio parlarvi è una tendenza che in realtà ci portiamo un po' dietro già dall'inverno e dall'autunno, perché sono i pantaloni cargo. Allora, devo dire che hanno spopolato tantissimo questo inverno, non c'era nessuno su Instagram, su Pinterest, ovunque, che non avesse questi pantaloni. Devo dire che io non li ho, quindi sono già fuori tendenza, però sto cominciando a pensare di acquistarne uno. Ecco, sicuramente non è un pantalone che io acquisterei, ne acquisterei diversi, in tanti colori, in tanti tessuti, perché per quanto sia pratico, perché è praticissimo, è comodissimo, è anche abbastanza versatile, perché lo si può indossare con sneakers, con i sandali, piuttosto che con un bel paio di tacchi, di décolleté, quindi si presta a tantissimi outfit, anche magari con crop top, piuttosto che con felpe, con un top, un biker sopra, quindi appunto è molto versatile anche, però parliamoci chiaro, innanzitutto non è per niente femminile come pantalone, perché appunto anzi riprende uno stile molto militare, quindi uno stile un po' mascolino, e poi anche per la tipologia, perché comunque un pantalone è abbastanza largo, che non segna le forme, che è molto, molto baggy, molto street style, quindi mi deve piacere un po' il genere. Però se come me pensate di acquistarlo, nonostante non sia proprio il pantalone che fa per voi, vi consiglio di abbinarlo appunto magari in un modo più femminile, ecco, magari non esclusivamente con le sneakers, ma anche con un bel tacco, giocando un po' con gli accessori invece, magari per renderlo più femminile, ecco, questo sì, mi piacerebbe. Infatti voglio proprio prenderne un paio per giocarci un po' e vedere un po' come riesco a utilizzarlo. Si sono visti moltissimo anche adesso i cargo in satin, che sono appunto un tessuto molto più consono per la primavera e per l'estate, però a me non piace, non piace il satin sul pantalone cargo, perché invece sulle gonne per esempio adoro. Altro trend per questa primavera sono le stampe. Allora, in realtà le stampe ovviamente sono sempre andate, quindi si sono sempre trovate, soprattutto in questa stagione che sta arrivando, però quest'anno ho notato che si useranno tantissimo le stampe maxi, soprattutto per quanto riguarda le stampe floreali. Sono delle stampe, le floreali, che a me piacciono,
ma vanno come sempre accostate, diciamo, in un certo modo, perché poi troppe stampe, un outfit composto totalmente da, non so, pantalone e blusa o gonna, piuttosto che tutto con le stampe, per me è un po' too much. Se solo un dress, un vestito, va benissimo che sia totalmente stampato. Si useranno tantissimo anche come stampe le righe, ovviamente, ma questo è ogni anno ed è un trend che io adoro. Fra tutte le stampe, le righe sono quelle che preferisco perché sono quelle che danno un look più parigino, quindi un look più bon ton, che è quello che mi rappresenta un pochino di più. Vi consiglio sempre, quando acquistate capi con le righe, questo ve lo dico sempre anche su Instagram, mi raccomando alle proporzioni del vostro corpo. Per esempio, io che sono minuta nella parte superiore del corpo, cosa faccio? Acquisto capi con righe orizzontali, perché ho anche poco seno. Quindi, anzi, vanno a dare volume le righe orizzontali semplicemente. Se invece avete magari delle spalle più pronunciate o un seno abbondante, vi consiglio, se proprio volete utilizzarle, di utilizzare le righe verticali, che invece slanciano la figura. Andrà tantissimo anche la stampa animalier. Allora, devo dire che della stampa animalier io sono, non dico fan perché non ho niente in realtà di animalier, però mi piace moltissimo negli accessori, dentro nelle scarpe. Ci sono un paio di décolleté di Steve Madden che io appunto da sempre, ma dico non trovo mai il numero. Quindi un look semplice, però con dettaglio dell'accessorio animalier mi piace. E il mio consiglio è se proprio indossate questa stampa, anche lì non create un total look animalier, ma cercate di spezzarlo per smorzarlo un po', perché altrimenti, oltre ad essere un pochino too much, un po' troppo aggressivo, non è neanche troppo femminile. Se vi piace l'effetto vedo non vedo, il trend delle trasparenze è quello che fa per voi. Devo dire che a me non dispiacciono, perché se utilizzate in modo consapevole, in modo accurato, le trasparenze sono molto belle, sono molto femminili secondo me, e danno appunto anche lì quel tocco in più all'outfit, lo rendono anche un po' romantico, un po' ricercato. Ovviamente si vedono sulle passerelle, sono visti dei dress, dei total look veramente totalmente trasparenti, e questa è una cosa che, parliamoci chiaro, a meno che, non so, sei appunto in passerella o qualche evento particolare, non si utilizza. Nessuno di noi esce, penso, nudo con il seno scoperto e in mutande e poi un vestito trasparente. Magari, se abbinate bene, penso a una blusa trasparente con sotto una bralette, magari in pizzo, mi piace per esempio moltissimo, oppure sempre appunto una blusa o un top trasparente con sopra un blazer. Perché ricordatevi comunque che less is more, quindi va bene la trasparenza, va bene l'effetto seducente, l'effetto femminile, però non bisogna mai risultare volgari. Allora, se penso alla primavera, all'estate, sicuramente penso a colori accesi, a colori vivaci, e infatti un'altra delle tendenze per questa prossima stagione saranno i colori fluo. Allora, io amo e odio i colori fluo, nel senso che come colori fluo mi piacciono il fucsia. Anche il blu elettrico mi piace anche molto, ma non su di me, il verde acido, il verde lime mi piace tantissimo, l'arancione, ma non su di me, ma perché non mi sta bene, non per altro. Comunque appunto andranno tutti questi colori belli accesi, però anche lì il mio consiglio è, anche in questo caso, non vestitevi con colori fosforescenti dalla testa ai piedi, ma anche lì o li indossate negli accessori. Per esempio le scarpe fluo invece mi piacciono tantissimo, e secondo me sono perfette veramente per dare quel tocco di vivacità al look. Il mio consiglio è, se non volete cimentarvi troppo nel colore fluo, comprate un blazer. Un bel blazer fluo, vi assicuro che lo sfrutterete moltissimo, perché comunque, se lo abbinate sia a un pantalone magari neutro, bianco, nero, o a un bel jeans, lo sfruttate tantissimo. Devo dire che Zara ha fatto un blazer, è già uscito un blazer verde acido stupendo, di cui mi sono innamorata. Peccato che a me non stia bene, in generale a me i colori fluo non stanno bene. Altra tendenza che veramente sta spopolando, ma questo già da un paio di mesi sicuramente, già iniziato diciamo questo inverno, è la tendenza del look total denim, o comunque del denim in generale, ovviamente non solo per quanto riguarda i jeans, ma anche gonne, top, camicie, ma appunto
in versione total look. Il look total denim a me non fa impazzire, so che rimanda molto agli anni 90, anche ai primi del 2000, diciamo, questa tendenza, ma a me non fa molto impazzire. Ad esempio, vi piace un top in denim? Mettete magari sotto il top, potete indossare una camicia bianca oppure una blusa magari trasparente per smorzarlo, oppure viceversa, sopra il top potete indossare un blazer crop, piuttosto che un cardigan, così insomma lo smorzate un po'. Ad esempio anche il top nella versione corsetto con sotto la camicia, o anche una t-shirt, perché no, è molto molto bello. Sicuramente di tutti i capi in denim quest'anno quello che andrà di più in primavera è sicuramente la gonna, comunque ne parleremo dopo. L'ultimo trend di cui vi parlo in realtà è un trend che riguarda un capo, ovvero la gonna. La gonna sarà la protagonista di questa prossima primavera e sarà la protagonista in tutte le sue declinazioni, mini, midi e maxi. Ad esempio, per quanto riguarda le maxi, sicuramente quelle che andranno di più saranno quelle in satin, in raso, in seta, fluide, morbide, da abbinare veramente con tutto e perfette sia per il giorno, perché no, che per la sera. Se parliamo di gonne midi, invece, sicuramente saranno le protagoniste saranno le gonne in denim, come vi dicevo poco fa. La gonna in denim midi con lo spacco frontale è veramente un must di stagione, già si vede ovunque, sia nelle boutique, nelle grandi catene low cost, cioè Zara già ha lanciato la sua. Io non so ancora se accederò, devo dire, al trend della gonna in denim, perché non so perché, ma da ragazzina sì, lo utilizzavo tantissimo, però minigonna. Ma ultimamente io non sono fan della gonna di jeans, negli ultimi anni non ne ho mai avuta una, neanche in estate, e di nessun tipo, né minigonna né lunga, assolutamente, non so perché non mi fa impazzire, quindi non so se riuscirò a cedere a questo trend della gonna midi, per quanto io ami le gonne in estate, le uso praticamente sempre, però sono più per la gonna in satin, che mi piace tantissimo, infatti ne ho diverse nel mio armadio. Per quanto riguarda le minigonne invece, va molto lo stile Miu Miu, già da quest'inverno avrete notato, vi avevo anche parlato che Zara aveva praticamente copiato lo stile Miu Miu, e si trovano con le gonne a portafogli, a pieghe, molto collegiali, diciamo, come stile, vita bassissima purtroppo ragazzi, ve lo devo dire, la vita di queste minigonne è bassissima, come gli anni, primi anni 2000 se ricordate. Per questo io non cederò mai a questo tipo di trend, mi dispiace, ma per quanto belle, per me la vita bassa è un no categorico. Queste, tra l'altro, queste minigonne a pieghe che vanno adesso sono veramente cortissime, cioè se, a meno che siate, ecco, petite, io ve le sconsiglio, perché se siete altissime, uscire con queste minigonne inguinali e a vita bassa, cioè io mi sentirei nuda personalmente, quindi non riuscirei a indossarle, però vanno veramente molto, quindi se vi piace la vita bassa e se vi piacciono le minigonne, ecco, questo è il trend che fa per voi. Comunque vi potete sbizzarrire, perché sicuramente troverete la gonna più adatta a voi. Anche lì ci sono molte persone che mi dicono: ma io non riesco a indossare la gonna, non mi sento a mio agio, le trovo poco pratiche. Ecco, invece vi assicuro che non è vero, soprattutto se non vi sentite a vostro agio con la gonna, non è detto che dobbiate acquistarla mini. Esistono anche appunto le gonne, non so, sotto il ginocchio, le pencil skirt che sono al polpaccio, le gonne lunghe, quindi che magari camuffano anche magari delle parti del nostro corpo che non ci piacciono particolarmente. Ecco, se abbiamo dei polpacci importanti, per esempio, evitiamo le minigonne magari in estate, se ci sentiamo insicure, questo, altrimenti ovviamente ognuno può indossare quello che vuole, e indossiamo piuttosto una gonna che vada a coprirli, quindi una gonna lunga. Questi sono i trend che mi sono piaciuti maggiormente, che sicuramente andranno questa primavera. Fatemi sapere qual è il vostro trend preferito, quale invece odiate assolutamente, e fatemi sapere, vi ripeto, se volete vedere anche il video dei trend delle scarpe e delle borse, perché già sto cominciando a vedere delle nuove cosine che mi piacciono e vorrei condividerle con voi. Lasciatemi un like sotto questo video se vi è piaciuto e mi raccomando, iscrivetevi al canale e supportatemi in questa avventura, e vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, mi raccomando seguitemi su Instagram, perché come vi dicevo io spesso
vi chiedo, metto box domande, non so, nelle stories, per sapere quali video vorreste vedere qui su YouTube. Vi tengo aggiornato sul mio shopping, sulla mia vita, sul quotidiano, dove vado, cosa faccio, insomma, tutto. Quindi seguitemi su Instagram, mi trovate come Ottavia Fashion & Style, vi lascio il riferimento sia qui che giù nell'info box. Noi ci vediamo nel prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao!